Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo in questa mia diretta quotidiana che faccio ogni mattina lungo il tragitto che mi vede andare verso il mio negozio, verso il mio posto di lavoro. Io ho un negozio di informatica a Siracusa in via Reione II al numero 12. Chiunque volesse venirmi a trovare può venire tutti i giorni dalle 9.30 alle 13, dalle 16.30 alle 20. Il sabato solo mattina, la domenica chiuso. In questa diretta parlo di cose che possono essere più o meno interessanti, do un taglio quasi sempre locale, a volte regionale, a volte nazionale, e cerco di parlare appunto di cose prettamente interessanti. Una tra le cose più interessanti delle ultime ore è sicuramente la situazione di Siracusa da un punto di vista dei terremoti. Siracusa ieri è stata classificata come zona rossa, zona 1, come una delle zone più pericolose in termini assoluti in caso di terremoto, o comunque sia una delle zone più pericolose. Immaginate che è messa a pari metro con la punta estrema che è Messina, dove vorrei ricordare qualche secolo fa vi fu il grande maremoto che fece danni enormi, un paio di secoli fa se non ricordo male. Beh, purtroppo, a dire il vero, io ricordo i miei nonni che mi raccontavano storie di scosse di terremoti enormi. Ricordo, essendo io carlentinese di origine, di aver vissuto in prima persona il terremoto del 90, dove persi anche persone che io all'epoca conoscevo, appunto di Carlentini. Ricordo tutta una serie di fatti per cui oggi, quando si tratta di sicurezza, sono sempre tra le persone più allarmate. Tra l'altro, ogni tanto racconto la storia di quella famosa notte del 90. Ritornavo io con mio padre da un viaggio pazzesco da Ragusa. Venivamo da Ragusa, eravamo stati a trovare amici a Ragusa, era notte fonda, ricordo la strada ragusana, perché da Ragusa per tornare a Carlentini si fa la ragusana, neve, un tempo incredibile. Appena sono arrivato a casa ho letteralmente chiuso gli occhi subito, appena ho toccato il cuscino mi sono addormentato, mia madre a un certo punto poi è entrata in camera, andiamo, il terremoto. Come siamo combinati oggi a Siracusa? Allora, qua bisogna fare un'ampia riflessione. Da un punto di vista dell'informazione ai cittadini, inteso come cosa fare prima, durante e dopo una scossa sismica, siamo all'anno zero. Non c'è stato nessun tipo di comunicazione. Qualche tempo fa vi annunciai che nel Labo Pretorio del Comune di Siracusa erano state dichiarate da parte del Comune l'acquisto di 30.000 locandine da distribuire ai cittadini. Io un paio di volte ho provato, dopo che ho desistito, a mandare dei messaggi all'assessore Ramo, che non mi ha neanche risposto. Facendo la proposta, guardate, noi siamo un'associazione di volontariato civico, abbiamo anche un riferimento, una location, dateci alcune di queste locandine e provvediamo noi a distribuirle, ovviamente tutto gratuitamente. Beh, non mi hanno manco risposto. Da un punto di vista delle aree di attesa, siamo all'anno meno 2, non all'anno 0, perché quelle aree di attesa che esistono, cioè, voi sapete, un tomo di documentazione, tra la quale c'è anche le aree di attesa designate dal Comune di Siracusa, quasi tutte le aree di attesa sono abbandonate a se stesse, con erbaccia, senza presenza di acqua, senza presenza di punti luce. Le norme di protezione civile regolamentano tutto questo e anche qui il Comune di Siracusa è leggermente fuori legge. Quindi come siamo combinati? Da un punto di vista infrastrutturale, io non credo, anche se ci sono stati tutti questi lavori del 110%, io non credo purtroppo che la maggior parte degli edifici, specialmente in zona borgata, specialmente in zone
dove diciamo non c'è stata una grande attività di controllo nell'edilizia, ecco, ci sono dei tratti, delle zone dove ci sono degli edifici un po' così abbandonati a se stesse. In caso di forte scossa io non so cosa potrebbe succedere in queste città. Cosa fanno i nostri eroi intesi come amministratori? Si preparano, il prossimo anno queste persone andranno a votare, per cui cosa volete, in questo momento sono in campagna elettorale, devono cercarsi una nuova sistemazione, devono cercarsi un modo per, come dire, tengo famiglia, no, tengo famiglia pare brutto. Nel frattempo sono arrivato a Piazza Euripide, tutto bloccato. Oggi, se come ieri assisteremo a blocchi, chi purtroppo ci passa per andare, vediamo se riesco, se sono riuscito a districare dal gorgo, purtroppo le due rotatorie presenti, qua mi riaggancio sempre al discorso di protezione civile. Una volta un amico che saluto, Enzo, che si occupa da tantissimi anni di protezione civile, mi disse che le rotatorie, come sono fatte in questa città, sono contro ogni principio di evacuazione, perché le rotatorie, sapete, lui da tecnico, da esperto, mi ha sempre detto questa cosa, le rotatorie vanno immaginate come un qualche cosa che può essere calpestabile da parte dei mezzi di soccorso. Ora, una su tutte, mi viene in mente la rotatoria all'angolo tra Viale Tunisi e Via Sicilia, ma potrei fare centinaia di esempi di rotatorie in questa città, però focalizziamoci su questa, che su questa seconda rotatoria realizzata in Largo Gilippo, il fu Largo Gilippo, adesso potremmo ribattezzare come Stretto Gilippo, perché talmente è diventato piccolo che nessun mezzo pesante attraversa. Ieri ho fatto una diretta dimostrandovi che un autobus, che poi, cioè io poi dico, ma parli sempre male dell'amministrazione, ma signori miei, se un autobus non ci passa, e fatelo andare da altre parti, cioè è inutile fare, congestionare un traffico. Ieri ho fatto un video dopo un quarto d'ora di macchine che strombazzano davanti al mio negozio, e poi anche dal fastidio, la rumorosità, ci sono persone che si occupano di rumorosità, di decibel di rumorosità in questa città, e poi proprio nell'ABC si perdono, no? A un certo punto sono uscito, ho fatto un video di 5 minuti. In questo video di 5 minuti io ero proprio nella parte centrale del caos che c'era davanti al mio negozio, in via Agatocle, dove era tutto bloccato. Quindi i nostri eroi non hanno neanche l'accortezza di dire, in questo momento stanno facendo, c'è un cantiere, e vabbè, fate, non fate passare mezzi pesanti, camion, autobus, che poi vanno a congestionare tutto. Ritornando al discorso della cosa fare prima, dopo e durante un evento sismico, io mi auguro mai in questa città, come non parlare del ponte di Targia, del viadotto di Targia, vabbè, ci sarebbero, ripeto, centinaia e centinaia di esempi lampanti da fare. Concludo con Viale Immocrate, no? Viale Immocrate è quel tratto di strada dove, siccome siamo in campagna elettorale, sono in campagna elettorale, adesso lo andranno a riasfaltare. In caso di emergenza, le persone, la prima cosa che fanno, sapete cos'è? Si fiondano in macchina e cercano di scappare. Perché? Perché non sono informati, non hanno la più pallida idea di cosa fare in caso di un terremoto, dove andare ad attendere i soccorsi, come lo chiamavo prima, le aree di attesa, non ne hanno la più pallida idea. Quindi cosa fanno? Si mettono in macchina e scappano. Dove scappano? Ma possono scappare verso la zona del cimitero, possono scappare verso, se trovano in zona alta, verso Piolo, anche se le norme di protezione civile prevedono che l'ex viadotto di Raggio, quindi attualmente la Bretella, è una via di fuga dalla zona industriale verso Siracusa. Ma voi ve lo vedete, le persone che abitano in Viale Scala Greca, è verso di noi, per cui dobbiamo scappare verso via Luigi Monti. Allora, per farla breve me ne vado a lavorare. Ad oggi sicuramente da parte dell'amministrazione sono stati fatti enormi sforzi,
perché tutto questo tomo di documentazione è costata, non solo da un punto di vista economico, ma anche di tempo, di risorse umane messe lì. Però adesso serve il passaggio successivo, che è quello di portare queste informazioni nelle case, come dico io, nei frigoriferi dei cittadini. Qua non c'è nulla. Lo stato di abbandono totale. Quindi, concludo questa diretta polemica, ma sapete, io non ho peli sulla lingua, le cose le dico pale. Serve un piano di informazione. Noi come volontariato civico lo facciamo da tempo. Avete queste locandine, caro Comune di Siracusa, e spendo non so quante migliaia di euro per fare queste locandine, ce le omaggi, le distribuiamo noi per te gratuitamente, non tutto, una parte. Quante sono? 30.000? Magari ce ne dai inizialmente 2.000, vediamo un attimo cosa riusciamo a fare. E chissà, magari adesso che stiamo per uscire dalla pandemia ricominceremo con i nostri banchetti informativi. Chi mi segue da molto tempo sa che in passato ne abbiamo fatte diverse. Chiaramente là ci sarà bisogno anche della presenza di altri cittadini con lo spirito di volontà del voler aiutare gli altri. Buona giornata a tutte e a tutti da Salvo Russo.